Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabo. Signori, sono in sella a Caramella e sto andando verso il punto esclamativo. Eccoci qua, verso la Toscana, San Gimignano, accetta, accetta. Dobbiamo parlare con gli uomini di nostro zio, signori. Siamo tornati naturalmente, come vedete, su Assassin's Creed, non c'è bisogno di dirlo. E vediamo cosa facciamo, cosa dobbiamo fare, che cazzo ne so io. Dobbiamo parlare con gente, vedo gente, faccio cose. Arrivato! Caramè, stai lì. Parla! Ah, eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnone. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. Infiltrati nell'abbazia e uccidi Stefano da Bagnone. Ok, ma che cazzo mi ha dato questo? Ma che diversivo, ma io entro lì li ammazzo tutti, ma che cazzo mene. Ah, le bombe fumogene stordiscono e accecano i nemici. Ma secondo te uso le bombe fumogene? Io voglio che sappia che sto arrivando. Io voglio che si caghi addosso sapendo che sto arrivando. Metti l'occhio dell'aquila, guarda le guardie. Pensate che al signore interessino le nostre faccende? Vi ingannate assai. Ma per carità, vi prego, continuate a illudervi se ciò vi aiuta a passare il tempo. Ciò che dite è blasfemo. No, ciò che dico è vero. Ma negare la sua divina esistenza è l'unica risposta razionale da opporre all'assunto che ci sia un folle invisibile nel cielo. E credetemi, se la vostra preziosa Bibbia è il meglio che è riuscito. Guarda, mi butto qui. Ebbene, è completamente uscito di sé. Come potete parlare così? Indossate le sue vesti. Solo perché mi hanno permesso di avvicinarmi ai medici. Ma avete ragione. Provvederò a cambiarmi d'abito non appena avrò sistemato l'assassino. Ah, quel demonio. Almeno su questo siamo d'accordo. Dicono che il diavolo l'abbia dotato di una forza e una rapidità sovrannaturali. Il diavolo? Quelli sono doni che si è fatto da solo, con la pratica. È inquietante quanto siate resti ad accettare le persone per le scelte che ho. Do cazzo va? Credo che se poteste giustifichereste tutto il mondo. Perdono la vostra assoluta mancanza di fede. Siete pur sempre uno dei suoi figli. Vi ho detto che... Ah, che serve. Ok, facciamo la fine. Sta arrivando. Parlare al vento. Pregherò. Sta arrivando, io ci provo tantissimo, Ma fatelo in silenzio. E dai, è andata bene, l'abbiamo preso il merda. Adesso vedrò chi aveva ragione. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescati in pace. Guarda, adesso tutti ci inseguono. Che non lo sapevo io. Ma secondo te non vi ammazzo? Ah, non vi ammazzo. Poi? Ah, usa una bomba fumogena per fuggire. Ma non mi serve. Guarda, io vado scialla. Se la cagano tantissimo, hanno tutti paura di me. Va bene, andiamo da un altro punto. Dai, sì, dai. Posso chiamare il cavallo? Caramè. Ah, è qua, caramè. Caramè, dai, caramella. Ma che cazzo fai, caramè? Dai. Eccoci. Siamo all'altro punto. Era lontanissimo. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Ah, comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. Accetta. Andiamo a spaccare dei culi. No?
Perché mi devono rompere il cazzo ste guardie? Mamma mia che botta! Mamma mia che botta! Questo mi ammazza! Questo mi ammazza tantissimo! Oh! E adesso che ti ho preso la spada, brutta merda! Sbam! Mamma mia la cattiveria! Dammi la mia spada! Caramella, ma che cazzo ci fai qua? Wow. Che sto facendo? Devo portare via Caramella, perché Caramella si mette in mezzo al cazzo, no? Allora, ho ucciso tutte le guardie che erano fuori, quelle che mi hanno rotto tantissimo il cano. C'è modo di seguirti per di qui, capo. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino, dovevi darmi ascolto. Guarda, entro così cattivo. Devo trovare il modo di aprire la porta. Ho ucciso i più pericolosi, Che fai, scappi? Ma noi cazzo vai. Voi templari, sempre a dire le stesse cose. Credi che io mi spaventi per qualche mercenario? Dovresti. Devo mandare i tuoi resti a quell'ubriacone di Mario? Ma a che servirebbe? Di te non resterà niente da riconoscere. Hai un piano notevole. Urlare idiozie mentre mandi questi uomini a morire. Sono un uomo ragionevole. Ti faccio una proposta. Torna indietro e richiamerò i miei uomini. Mi spiace, amico. Sei nel mio elenco. Il tuo destino è segnato. Che è successo? Dov'è Jacopo? E questo è. Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto, non pena. Requiescat in pace. Non avevo capito che era lui, ma va bene lo stesso. Io vado a farmi anche gli altri due. Nel caso fosse il video, una volta editato, no? Risultasse troppo lungo, allora lo taglio a metà. Quindi no, avvisati, così sappiamo già, no? Eccetera, ebbene, dai. Parla. Salute, Ezio. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città e da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Va bene, sì, voglio fare anche questo. Dai, zii, dai. E l'edificio più alto è quello. Uno dice, ma come ci arrivi? Non lo so, non ne ho idea, ma ci proviamo tantissimo. Dai, Ezio. Dai che ci siamo. Secondo me è questo tantissimo. E tac. Vattene via, demonio. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No, io. Che tu possa alfine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescat in pace. E muore. E questi adesso mi vogliono ammazzare male, che non lo so io. E scappa, Ezio. Dove stanno i piccioni? Stanno qua i piccioni, stanno qua. Buttati. Come osi derubare i morti? Signori, ho ammazzato tutte le guardie e la missione si è conclusa. Mi hanno pagato, adesso andiamo direttamente all'ultimo punto e vediamo di farla anche lì. Credo che però dovrei togliere qualche cartellone perché sono tipo ricercato tantissimo, non lo so. Intanto tutto quello che trovo in strada io faccio, prendo, no? 6300 e che fai? Li butti via e dai, zia, dai. Guarda le donnine allegre, zia, dai, che dopo ti do una botta. Dai, anche l'ultimo. Parla. Ezio, era ora che arrivassi. Abbiamo trovato Bernardo Baroncelli, ma... Ottima notizia.
Ditemi dove si trova e provvederò a toglierlo di mezzo. Questo è il problema. Lorenzo lo ha fatto arrestare alcuni giorni fa, al suo ritorno da Costantinopoli. Ma è fuggito. Crediamo possa nascondersi da qualche parte a San Gimignano. Va bene. Vedrò di riuscire a individuarlo. Come speri di riuscire laddove il resto di noi ha fallito? Ho i miei sistemi. Ma io sono Ezio, ma che cazzo vuoi? Sei un segaiolo di merda. Che mi dice era ora che venivi? Azzi, là che sto impegnato, sto a fare cose, sto a vedere gente. Ma cazzo vuoi da me, azzi? Vediamo se riusciamo a beccarlo. Naturalmente se questo si nasconde non credo che sia in mezzo alla gente, quindi non controllo neanche. Ma me ne vado direttamente su, così mi metto l'occhio dell'aquila e vedo dove cazzo è il tizio. Guarda, guardalo. Sarà perso, confuso, distratto. Mi butto intanto. Andrà tutto bene. E se dovesse venire, se accade, continuo a spostarmi. Mai nello stesso dopo di voi. Come guarda, gli ho mandato i tizi, gli ho mandato. La torre delle guardie, magari. Mi credo matto. Non sanno. Io vado dritto, io vado cazzo dritto. Guarda, guarda che scappa, guarda il merda che scappa. Molla. La visuale si sposta. Guarda, guarda che scappa. Ah sì, guarda che se scappi. Se scappi è peggio, mi metto i pugnali. E ti dalla distanza, no, no, guarda, mi ha agganciato il bersaglio sbagliato. Guardie, guardie! Dove sono quei maledetti? Guarda questa. Numero. Sta lontano da me, assassino. Va via. Morto. Morto. Sapevo del tuo arrivo. Dov'è Jacopo? Perché tu possa fargli ciò che hai fatto a me. Hai ancora tempo per ripulirti la coscienza. Ci incontriamo in chiesa quando viene indetto un convegno. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescati in pace. Adesso questi ci vogliono ammazzare due volte, non una, due volte. E noi ce la diamo, signori, ci ritroviamo quando li ho seminate, perché sennò il video è ciao proprio. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Signori, io vorrei andare a vedere cosa c'è nel punto esclamativo, perché non ne ho idea, non mi ricordo, no? Quindi magari ci andiamo a vedere anche quello. Questi episodi saranno sicuramente stati divisi in due perché troppo lunghi,